Ciao mamma. Ma sì, sì, no, sì, sì, tutto bene. La serata. Ero a fare la spesa. No, io invece adesso sto aspettando il bus che mi riporti a casa. Mi sono stancata un po'. Tu invece? Ah sì? Perché abbiamo fatto... Ah, bello, bello. Niente, sto tornando verso casa. Ok. Beh, comunque okay, ti auguro buona fortuna. Ciao, dopo. Ti chiamo dopo, da fare, dai. Sì, 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 poi mi devi raccontare tutto, certo, certo. Mi nasconderò. Ok, va bene. Ciao. Ciao, amore. Che dici? Sì, scusa, ho visto la chiamata adesso, ero in un negozio e sono stanca. Ora ho mille cose in mano, come al solito, e sto cercando di tornare a casa. Ma con chi sei? No, così sento una voce. Chi è quella ragazza? Sì, che stanchezza, la serata di ieri. Troppa gente. Vabbè, dai, almeno il Pandoro. Non ne do un pezzo nemmeno a nessuno. Me lo tengo per me, lo metto in camera. Speriamo sia buono. Ehi, mamma, allora quando scendi? Ma come? No, me l'avevi promesso. Che palle. Vabbè, comunque volevo chiederti una cosa. Ehi, Chicco! Ciao! Ascolta, fammi un attimo finire di parlare con la mamma e dopo ci sentiamo, ok? Dai! Sì, vabbè, Fabio, anche domenica stavi da tuoi amici e c'era sempre sta vocina sotto. Non mi prendere per il culo, dimmi la verità. Non so, è un'amica, è una collega, dimmi le cose come stanno. Vabbè, ma anch'io incontro altre persone, altra gente, ma te lo dico sempre. Perché ho la coscienza pulita. E tu invece? Oddio, speriamo non ci siano le conquiline. Così non vedono il Pandoro, se no devo nasconderlo. Sì, sì, vabbè, vabbè. Dai, continua così, dai. Chicco, ti prego, Chicco, passami la mamma, è una cosa importante. Non c'ho tempo! Ma perché sei così? Dai, Chicco, per favore. Dai, per favore, passa. Dai, Fabio, dimmi la verità. Smettila di dirmi cazzate. Sono stanca. Smettila di dirmi le cazzate, Fabio. E dimmi con chi sei veramente. Sì, sì, vabbè, Fabio, continuo a non crederti comunque. Fai come vuoi. Sì, sì. Vabbè. Sì, 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 sì. Come no? Sì. E dai, Chicco, passamela. Devo parlare con mamma. Fabio, tanto ho capito. Ho capito tutto. Ma smettila. Fabio, smettila di prendermi in giro. Veramente sono stanca, non ne posso più delle tue cazzate. Ma chi pensi di prendere in giro? Ma pensi che sono scema? Vabbè, basta, sono davvero stanca. Non ho più voglia di ascoltarti. Sì, sì, vabbè, continua così.
Guarda, è anche arrivata la mia coinquilina, non ho voglia di urlare davanti a lei. E devo anche mangiare. Sì, ciao, ciao. Non finisce qui. Dai, Chicco, per favore. Ok, Chicco, vabbè, ci sentiamo, non ho voglia di arrabbiarmi davanti alle mie coinquiline, quindi ti richiamo. Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Comunque è bella questa sciarpa, eh? Mi sa che un giorno vengo a fare anch'io un giro con te. Anch'io ne vorrei una così. Tra l'altro, proprio oggi sono stata in un negozio, volevo dei tacchi pazzeschi e ho beccato la peggior commessa della storia delle commesse. E mi ha tirato fuori 3 volte la taglia sbagliata per poi dirmi dopo un'ora che ero lì che la mia taglia non c'era. Scusa Ira, ma hai visto tu la mia maionese? Guarda, penso di averla messa nel mio ripianetto, non pensavo fosse tua, scusami. No vabbè, tranquilla, era solo per sapere. Pensavo fosse una cosa in comune, mi sa l'ho usata ieri per condire l'insalata. No, tranquilla, la potete prendere quando volete, basta dirlo. A proposito, che fine hanno fatto i miei biscotti? Se parli di quelli integrali, ne ho preso uno l'altro giorno. Ah, ecco. Vabbè, comunque, magari la prossima volta evitiamo, eh? Dai, Sara, non ti preoccupare, ti ricompro i biscotti, cioè, una cosa che capita. Sicuramente se me li finisci li ricompri. Ma vabbè ragazze, al di là di queste polemiche, ma l'avete vista la nuova pasticceria giù nel viale, quella di fronte al parchetto? Sì sì, è molto carina, volevo andarci per di. Potremmo andarci un giorno da colazione, che ne dite? Per me ci sta. Io non so se riesco, avrei un po' da fare questa settimana. Speriamo che sia il nuovo punto di ritrovo per la colazione. Almeno appena usciamo di casa andiamo direttamente lì, se no facciamo tardi. Sarà successo un migliaio di volte per andare al bar davanti a lui. Guarda, non ne parliamo, in quel bar una volta ho trovato un capello in una pizzetta. Dai.
Sì, la pasticceria è meglio, è più specializzata. Ma stamattina com'è andata? Tutto ok? Tutto bene. Anche a me. Vabbè, ho un po' litigato con il mio ragazzo. Vabbè. Ci sta. Comunque mi ha fatto piacere parlare un po' con voi. Anche a me. Ora mi rilasso, sono anche un po' stanca. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon